Al mio fianco Alessia Antonucci, buongiorno. Buongiorno a tutti. 8 e 9. 8 e 9, foro malocchio. Foro malocchio e poi invece Luca Presta. Buongiorno a tutti. Allora, i nostri ospiti sono venuti questa mattina per parlare davvero di un argomento interessante in cui sport e solidarietà si uniscono, sociale, si uniscono, ma io voglio lasciare la parola proprio alla collega Alessia Antonucci perché è lei che adesso ci introdurrà tutto, giusto? Sì, grazie, vabbè. Il microfono è panoramico, questo, puoi divertirti. Un po'. Vabbè, abbiamo scritto su 8 e 9 di questa bellissima storia dello Smile Send, che è un'associazione che hanno creato Luca Presta, che è qui vicino a me, che è uno sportivo. Lui non si vuole definire campione, però gioca in Serie A in una bella squadra di pallavolo e con Filippo Perrone, ma anche con altre persone. E questa associazione ha la capacità di unire, diciamo, di far convogliare tanti bambini per d'estate per giocare a beach volley, quindi tuffi in spiaggia, tuffi sulla sabbia, tuffi a mare, il pallone, le risate, ma la cosa importante è che è uno sport inclusivo, cioè un'attività inclusiva in cui ci sono i ragazzini che hanno anche delle disabilità motorie e altre disabilità che purtroppo diciamo non vengono inseriti nel sociale, trovano delle difficoltà, mentre nei campi di beach volley dello Smile Send no. Per la felicità anche dei genitori, perché logicamente proprio quando i bambini si lanciano, si divertono, no, e via dicendo, i genitori invece pensano: ce le portiamo a casa con le ossa rotte? No, perché loro sono attentissimi, insegnano come giocare, insomma, l'alzata, vabbè, certo. Parliamo cose che il direttore, non so, io da ex pallavolista, però io conosco un po' di meno. La ricezione, la schiacciata, il muro e quant'altro, però soprattutto insegnano a divertirsi. E Luca adesso ci può dire qualcosa, unica piccola chiosa che devo fare, che oggi con noi ci deve essere anche Filippo Perrone, che è tra appunto gli artefici di questa splendida realtà di Belvedere Marittimo, però purtroppo impegni improvvisi di lavoro l'hanno costretto a rimanere inchiodato alla scrivania. Quindi però mi sono portato il figaccione, ragazze, insomma. Donne, è arrivato Luca Presta. Prego Luca, allora. Allora, vabbè, la nostra è un'attività aperta a tutti, prima cosa a vari ragazzi di qualsiasi età, anche a persone più grandi, ma il nostro intento è soprattutto far con i ragazzi diversamente abili, cercare di creare un ambiente divertente anche per loro. Noi abbiamo la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi under 14 dove fanno parte anche due fratelli di due ragazzi diversamente abili. E lì ti vedi delle scene molto, molto toccanti e molto, molto belle, dove i ragazzini si danno la mano per aiutarsi a correre oppure per stare insieme. Quindi sono scene dove noi prima cosa diciamo sempre ai ragazzi che bisogna divertirsi, però scene che toccano e ci riallegrano durante la giornata. Indubbiamente questo aiuto reciproco è qualcosa che dovremmo imparare anche noi, sì. No? Magari noi normodotati anche abbiamo bisogno dell'aiuto reciproco, ce ne dimentichiamo e poi davvero queste persone invece ci aprono dei nuovi orizzonti. E lavorare con loro, o meglio, non chiamiamolo lavoro, no? Perché per voi anche è un divertimento forse. È bello. Sì, è molto bello. Penso che noi ormai è una cosa che tiene normale, secondo me. Quindi come stare insieme è la cosa più importante per noi, sia con tutti i tipi di ragazzi. Quindi alla fine penso che non ci sia nessuna differenza. Noi alleniamo loro, alleniamo tutti i tipi di ragazzi senza nessun problema.
Ecco, vedo che ci sono un bel po' di associazioni che collaborano. Sì, perché loro, adesso Luca parlava dello Smile Sand, che è proprio questa associazione che fine giugno per tutto l'estate ha questo campetto di beach volley, e poi c'è poi un progetto in atto di cui parlerà magari Luca. Certo. Dove fanno appunto queste lezioni, ci sono i tesseramenti di tutti i ragazzi, per i ragazzini diversamente abili è tutto gratis, quindi diciamolo anche questo, perché la nostra presenza qua è soprattutto per diffondere la notizia, l'informazione per questi ragazzi che non lo sanno, vogliono avvicinarsi allo sport ma le cui barriere a volte lo impediscono. Dallo Smile Sand non c'è questa, per fortuna non c'è questo ostacolo, però all'interno dello Smile Sand loro, per una vicissitudine che li ha toccati da vicino, di cui poi ripeto magari ne riparlerà Luca, e hanno inventato l'Ability Sand, che è una giornata prevista Smile prevista per il 29 giugno, molto probabilmente, insomma, se ci sta ancora ragionando. Stiamo ragionando sulla data, sì, però si farà, sì è una sicuro cosa molto in cui sicuro. Collaborano diverse associazioni, tra cui appunto l'AIAS di Cetraro, lo Scoiattolo, la struttura socioeducativa sempre gestita da Maurizio Arci, Mamme Indispensabili di Stella Marcone, sì. E poi la Casa dei Colori di Benedetta Perrone, poi ci sono altre, c'è un'associazione forse di Sub di Praia, insomma di Paola. In questo momento si sta cercando di fare appunto rete. Si sta delineando il tutto, e sono cose importanti. Una frase che mi ha toccato, di cui ho scritto nel blog, è che Luca, la cosa più importante, ha vinto pure un campionato di Serie A, però ha pianto di più quando ha fatto l'Ability Smile. Sì, perché? Beh, vabbè, sono ce lo possiamo momenti, immaginare. Sì, però. Sono momenti molto, molto toccanti, perché vedere sti ragazzi sorridere per ogni minima cosa che succede, secondo me è uno dei momenti più belli. Capisci veramente l'importanza delle cose, e capisci che ogni tanto ti arrabbi inutilmente, sei nervoso a casa per cose inutili. Sicuramente io mi ritengo molto fortunato di aver legato molto con uno dei miei migliori amici, Francesco Maritato. Ha avuto un piccolo problema e quindi ogni tanto io parlo con lui e ogni tanto gli dico tranquillamente, io mi lamento per il niente, e lui mi dice: no Luca, secondo me tu fai bene a lamentarti di queste cose e parlarne con noi, perché quelli sono i tuoi problemi, i problemi di altre persone sono altri, quindi vanno affrontati, ogni problema va affrontato, e questo secondo me è una cosa molto bella. La sofferenza purtroppo ci rende egoisti. Pensiamo praticamente che nessuno soffra come noi, quindi è normale. Sì. Siamo in due, ma penso forse anche tu, Alessia, siamo in tre, possiamo dire che a volte ci arrabbiamo per nulla, inutilmente, o ci facciamo prendere dallo sconforto. Quindi capisco bene quello che stai dicendo. Tutti hanno lo stesso obiettivo, ma dietro c'è una sensibilità poi che muove davvero questo progetto, giusto Alessia? Sì, io me ne sono innamorata appena ho sentito, infatti li ho quasi supplicati di farmi inserire, ma non c'è voluto poi più di tanto di farmi inserire nell'associazione. Ti accolgono a braccia aperte. Però c'è da dire che proprio tutta la famiglia Presta che è coinvolta in questa splendida realtà di Belvedere, e non solo, perché diceva prima Luca che c'è l'intenzione di allargare questo progetto a più realtà. Luca, puoi darci qualche anticipazione? Sì, noi la nostra intenzione è quella di far crescere il movimento dello sport in tutto il territorio, quindi se riusciamo a fare diversi campi, sia Belvedere, Diamante, Cittadella,
Noi speriamo molto, perché secondo me lo sport ha un ruolo molto importante nella nostra vita e può far crescere molto sia ai bambini ma anche alle persone più adulte, che è la cosa più importante. Sì. Loro poi, loro, io posso dire noi? Sì, 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 ormai. Certo. Mi sono autoproclamata addetto stampa gratuita, diciamo, come al solito, però loro proprio, ma questo non c'entra. E la cosa bella è che questo ragazzo, visto quanto è alto? 2 metri di bontà, ragazzi, cioè, proprio... 23 anni. Cioè, io non lo so, qua fuori c'è pieno di ragazzine, insomma. Dammi qualche centimetro, dammi soprattutto qualche anno, o meglio, prenditi qualcuno dei miei no, anni. Vabbè, ma l'età tua sarà fighissimo questo qua. Insomma, no, vabbè, ho capito. No, vabbè. Però insomma è bello dentro e fuori. Fatto sta che quando lui arriverà alla mia età io avrò sempre 14 anni di più. È bello, lasciamo per. Ma perché devi fare queste cose? Io ne avrò molti di più. Però dicevo, è bello dentro e fuori. Quando io ho parlato con lui e con Filippo per l'intervista del blog, era una giornata per me abbastanza particolare. Mi sono sentita meschina, come si suol dire, perché loro dicevano, vabbè, ma noi siamo fortunati. Mi hanno praticamente proprio cambiato la giornata e da là... Questa sensazione di veramente di dire sono una ragazza fortunata è vera, insomma, perché se guardi a quello che le realtà che ci sono ti rendi conto che è un po' diverso. E loro questo fanno, cioè mi raccontavano dei genitori, dei ringraziamenti dei genitori, perché fanno sentire questi bambini e questi ragazzi, perché ci sono pure ragazzi più grandi, come se fossero veramente come devono essere, parte di un tutto, vero Lu? Sì, sì, sicuramente i genitori sono molto contenti di tutto ciò, ma quello che penso a noi, che penso che sia una cosa molto bella, è Cenga naturale, è qualcosa che noi, io penso che i genitori neanche ci devono ringraziare per quello che facciamo, perché alla fine è una cosa naturale che... Come ogni cosa naturale, secondo me il grazie non serve. Certo, è normale che, voglio dire, per voi è quotidianità. Sì. Quasi. Penso di sì. E questa fanno anche la cosa... degli orari abbastanza strani, perché iniziano dalle 8. Sì, iniziamo dalle 8 del mattino fino a mezzogiorno, perché alle 8 abbiamo il primo gruppo dei corsi open, quindi quelli un po' più grandicelli, e poi vengono tutti i ragazzini e li dividiamo in vari gruppi. E poi riprendiamo il pomeriggio alle 4 fino alle 8 di sera. Tu sei giunto però a questa scelta, sì, perché dietro c'è anche un qualcosa di personale, no? Sì, vabbè, io la mia scelta di continuare anche nell'estate è perché io durante l'inverno gioco a pallavolo. Certo. Quindi fin da quando avevo 13 anni. E poi un giorno, parlandone con mio padre, ma anche con Filippo, soprattutto con Filippo, ho detto io quest'estate mi va di aprire una scuola di beach volley. E dopo, nella scuola di beach volley, però, la cosa fondamentale dove noi puntiamo è senza barriere, quindi aprirlo a tutti senza nessun tipo di problema. Certo, a voi non interessa la competizione, no, interessa no, creare un tema sociale, invece, sì, sì, dare una trama sociale, ecco, sì, non un tema, una trama. La competizione per me la devono avere i ragazzini quando li portiamo a fare i tornei, le partite. Per me là i ragazzini io sto cercando di inculcare nella loro mente che là ci deve essere competizione, quindi rivalità con l'avversario, sempre con il rispetto, e dopo a fine partita andare a mangiare tutti insieme senza nessun problema. Diciamo. Il quarto tempo. Bene Alessia, le battute finali, a te. Beh, l'unica cosa che mi va di precisare è che quando si parlava prima di tante realtà che ci sono sul territorio di sociale, è vero, cioè sono tante, ognuna con le proprie peculiarità, e l'importante, come diciamo spesso, è quello di fare rete. In questo caso, insomma, proprio nella beach volley ci sta. State riuscendo. E loro, tra l'altro, si sta cercando di fare lo Smile Sand anche d'inverno, infatti di trovare una struttura al coperto per allietare le giornate di tutti i bambini. E qui tocchiamo davvero un tasto dolente. Le strutture. Ecco qua, lasciamo perdere. Cari amministratori, dove siete?
esatto. Vabbè, però dobbiamo parlare sempre di cose belle qua. No. Quindi è un appello che io metto sempre, perché voglio dire, alla fine è il problema che tutti riportano. C'è chi vuole fare, però mancano le strutture. E quindi ci vogliono. Loro stanno cercando, cioè si sta cercando questa struttura per continuare anche durante l'inverno. Questo a noi ci interessa molto. Noi durante l'inverno continuiamo con la pallavolo, perché mio padre c'ha una scuola di pallavolo, però ci interessa anche l'idea del beach volley, che ancora non è, mi dispiace molto, ma non è molto famoso qua in queste zone. Sì, ed è una cosa particolare, perché noi già da adesso potremmo andare sulla spiaggia e iniziare a giocare a beach volley, perché il sole c'è, fa caldo, quindi... Oddio, in questi giorni. Era Natale, però ti metti in tuta, certo, e puoi giocare tranquillamente. No, indubbiamente. Anzi, possiamo cominciare da adesso e termineremo a novembre, per come è ormai diventato. Poi fanno anche delle attività invernali, cioè io ho visto lui vestito da Babbo Natale, cioè sì, Babbo Natale di 2 metri, magro, pure Filippo vestito da Babbo Natale, sì, sempre. Babbo Natale, poi hanno, c'è sempre Francesco con loro, sì, Francesco, sì, che salutiamo, sì, c'è Francesco, sempre Francesco con loro, e sono dei bravi ragazzi, ed è questa ancora una volta la fortuna di trovare le belle notizie, perché ci dobbiamo credere, E allora, io vi ringrazio prima grazie di tutto, perché anche tramite la radio riusciamo a portare finalmente un po' di bellezza. Sì. Quindi, in tutti i sensi, sì. Alessio, ti faccio felice in tutti i sensi questa volta. Io faccio la parte, cioè, alla sponsor della... In tutti i sensi, e quindi io ti voglio far lanciare un ultimo messaggio in piena libertà. Vai, quello che vuoi. Ma il mio messaggio è soprattutto ai ragazzi, ai più giovani, di divertirci senza mai farci problemi, quindi di socializzare soprattutto con i ragazzi della nostra età, di fare sport e non trascurare mai la scuola anche. Però io, il mio pensiero è associare insieme sport e scuola, che è una cosa molto importante e dove possiamo puntare tutti insieme. Diamo riferimenti, un'ultima cosa. Come no? Allora, Smile Sand, che trovate sulla pagina Facebook e anche Instagram, e Ability Smile, sempre sulle pagine, sui social.